fermo? Ascolta. Sono preoccupato che non sentì mai. Stamattina dico adesso avrò la sentì. Che Ascolta, c'è un problema, c'è un casino. Casino? Mi chiama Branda, ci ha fatto ricorso a Trasimene. Scusa, ha chiamato Branda? Ci ha fatto ricorso da Trasimene. Con me, perché fa pochi gol con me. No, amore, c'è un problema su Smirnaio, su Johnny. Aspetta un po' di... Aspetta che sono sto... Esco, sennò... Eccomi. Il problema, amore, è grosso, perché dice che... Praticamente, ha una giornata di squalifica col Chalkis Atene. Chi? Col Chalkis Atene. Ma che c***o ha giocato sto scemo, Dio c***o? Che squadra è questa, Cristian? Che cazzo mi siete? Amore, ascolta, io ho guardato anche un po' di fogli che mi ha mandato via WhatsApp Branda. È tutti scritti in greco, ma il nome c'è. Tu l'hai studiato il greco per caso? Che ne so, c'è qualcuno che ha studiato il greco? Sì, ma va piatte l'anno, va porca c***a. Il greco, ma te canto il greco. Cristian, ascolta, mi fa un cazzo perché madonna c***a se vengo sotto rimbudico. Tu dove sei, in ufficio? No, sono a casa. E per fortuna, perché sono vicino all'ufficio, se no vengo giù di un c***o, con tutti le scrivanie, mi fate queste cazzate perché divento una bestia, eh. Ascolta, allora, ce l'hai. Ma chi ci ascolta? Posso... Che ce l'avano? Allora, sui tre punti di ieri tocca vedere perché non ha giocato, però le 10 partite che ha giocato ci possono togliere in punta partita. Tu lo sai dove sta lui? Sì. Se lui mi ha preso... allora tu chiappi la macchina, lo vai a prendere e poi lo riporti, ma non ancora. Vai, te fermi, compri un canottino, lo porti a Civitavecchia, che lui è d'accordo col canottino, ma da fa tutto il giro d'Italia. Al porto subito, mi porta al campo, porca una domani, per chi fa la faccia come un pallone, eh. Cioè, questo Dio che fa vanifica tutti i sforzi fatti da altri ragazzi. Ieri ho giocato a 4-5 che antidolorifici, e poi va, tu vai da di domani. E diciamo, informati, si è squalificato. Tu Dio invece che scatuzza sempre con questo cazzo di telefono che mi sei da dita, che cazzo di mignotta scrivevi? Dio ti potevi informare, porca m***a. Vabbè, comunque adesso per il momento non viene fuori che da Valerio ride, sta zitto con la stampa e tutto quanto. Sì, sta zitto un par di ma è giusto che la federazione faccia il suo corso, se noi abbiamo sbagliato io ma io non penso che questo sia così stupido o deficiente, perché se no è stupido e deficiente qua dicevo tu sei stato squalificato. No È capito, ma che ha capito? Aveva capito una sega, aveva capito, non capito. Poi c'era Crocetti, dicevo, parli tu in inglese, e io c***o, io non ci tirava fuori il ragno da buco. Oh, io ne so, quanti punti ci levano? 10 sicuri e 3 in forza. Come vuol dire, quanti punti avevo? 33 a 20 punti? Ma si è messi bene? Cosa da dire? Chiaramente domani vieni tu dentro allo spogliatoio a dirglielo. Portati la vasellina, perché se ti succede qualcosa in che venga a perché io c***o andare a rompere il museo, perché mai sbagliano a far del genere. Un direttore sportivo all'avanguardia con te non può fare questo errore. Sta zitta, c'è la mia che mi sta strapazzando che strillo, e io c***o anche lì, mi dice sta zitta, sono cazzato, e mi vedi io c***o come so. Forse quando sono incazzato mi tardo a satarsi. Centellina il tutto, anche l'antinfiammatorio per far giocare tutti questi ragazzi. Adesso io quando vanno in sera ti ho spogliato io. Chi gli dice tu? Glielo dico io, mister, va tranquillo. Facciamo così, prima del deferimento vieni ospite, venerdì sera a Caffè Sport, almeno risolviamo la faccenda. è uno scherzo immagino. Sì, dai. No, è vero. Dio, c***o della madre. Ti fa un piacere paura. Grande mister.